Salve a tutti e benvenuti in un nuovissimo video della serie americana. Quest'oggi in mia compagnia, come miei operai americani che lasciano indietro le file, c'è Maverick, Emma e Luca, che è là in fondo al campo a trebbiare girasoli. Girasoli che erano già presenti sul campo 11 che ho acquistato in off-camera poco tempo fa. Allora, qua stanno trebbiando girasoli, stanno lavorando tutti, liberano il campo e adesso io arrivo con la seminatrice. Ma con che mezzo ci arrivo, ragazzi? Il mezzo che ha vinto i sondaggi tra T9, John Deere 8RT, 9R, 9RT e Quattra, che così viene. Insomma, quei trattoracci là, isodiametrici di alta potenza, snodati al centro. No, trattoracci appunto, perché a me non piacciono. L'America, ma anche abbastanza rotto, sono onesto, ragazzi. Cioè, ci gioco volentieri adesso che ho fatto la nuova farm così, però insomma, dai, adesso prima o poi, verso la fine del mese, chiudiamo i battenti, vendiamo tutta questa terra in America e ci trasferiamo in qualche altro posto bello e ben fatto. E oltretutto, consigliatemi magari qualche posto già in forma preventiva. Allora, ha vinto il sondaggio il Case Quattrac, ragazzi, per veramente un soffio dal T9 e anche dal 9R. Erano tutti lì appaiati, tipo 30-30-30 con poca percentuale di differenza, ha vinto col 32 il Case Quattrac. Compriamo 6,20 perché noi siamo veri americani, non c'è nessuna configurazione come gomma così, e esce così dal 2013 che è così, il Case Quattrac, è uno di quei mezzi che veramente dura da un sacco di farming. E niente, lo andiamo a ritirare, possiamo provare a seminare con questo bel bestione, che oltretutto ha una visibilità in cabina che è una roba oscena. Adesso ci saranno i fan Case che cominceranno: "Oh, miglior trattore, più potente in the world!" Però no, sì, è il più potente, è uno molto più potente, però guardate, ma cosa servono tutte quelle bocchette nel piantone dello sterzo? Il problema è che l'ha messa tutte lì e neanche una per la cabina. Cioè, dove mettiamo le bocchette? Ah, buttale lì sul cruscotto. Ecco, questa è stata la teoria degli ingegneri Case. Comunque, dai, basta criticarlo, penso che ci darà soddisfazioni, basso compattamento grazie a questi cingoli, 620 e passa cavalli, quindi dai ragazzi, dovrebbe essere soddisfacente. In questo momento vi lascio un sondaggio in alto a destra per chiedervi quale marchio di trebbia prendiamo prossimamente. New Holland, Massey Ferguson non penso ci sia più, quindi grossa, quindi New Holland, Case, Class e così via. Io penso che andrò. Pe penso anche che vincerà Case perché John Deere non ne prendo più e non le metto neanche nel sondaggio. Case è una trebbia americana, chi ci manca? Certo, usate in America anche la CR, però secondo me è un po' più americana la Case. Allora, andiamo a traccare la nostra 25 metri e speriamo una volta per tutte di lavorare bene, non come quel tanto odiato da tutti quelli che entrano. Challenger attaccato a questa seminatrice che è veramente un disastro tirarla con quello. Allora, arriviamo qua dietro, l'attacchiamo, si dovrebbe attaccare anche se ha solo il tiro, sì, certo, posto, perfetto. Ho visto nei commenti che la farma è piaciuta veramente tanto e per questo sono contento perché ci ho impiegato un attimo a farla. È venuta abbastanza al primo colpo, mi sono messo lì in off camera a provare tutti i vari edifici di Modding Weld, ma alla fine è venuta senza troppi problemi. Peccato che non la vedremo per tanto, perché comunque ragazzi ho in mente di fare 30-35 episodi. Adesso fino alla fine del mese vorrei cercare di portarvi 3 video a settimana, con il sabato o un nuovo episodio di una delle due serie tra contoterzista e questa, oppure un episodio così una volta ogni tanto su. E io mi sono già impiantato, attaccato un palo, una volta ogni tanto. Portarmi un episodio con Gasp su Eurotruck. A proposito di video esterni, vi ricordo che su The Italian Farm era uscito l'ultimo, un nuovissimo episodio di Situazione in campo in cui vado a parlare di area EFA, che magari tanti che mi stanno ascoltando in questo momento non sanno neanche cos'è, però è un'area di interesse ecologico in cui non si possono usare agrofarmaci e così via. Ne ho parlato molto bene, link in alto a destra e in descrizione come al solito. Allora, spero che siano andati avanti bene là col campo 11. Non lo aro neanche, faccio l'americanone ignorante che cos'è l'altro? E così in modo tale che no, perché ragazzi, sinceramente non c'ho voglia di farlo perché sono le 11.
di lunedì, giornata pesante con la motosega in mano, veramente. Settimana passata è stata un disastro, lavori veramente. Caldo, caldo su caldo. Prima piove, poi fa caldo e non c'è neanche un... Cioè, praticamente non ci siamo neanche un po' goduti la primavera, è la mia stagione preferita, a parte i pollini, è una delle mie stagioni preferite, cioè hai il tuo bel fresco senza insetti che disturbano l'aria temperata, 20 gradi, lavori bene. Peccato per i pollini, però vabbè, c'è l'antistaminico in casa eccezionale. Però insomma non ce la siamo goduta perché ha fatto freddo, 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 pioggia, 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 poco sole e dopo boom, caldo 30 gradi. E niente, spero che non sia così anche con l'autunno perché è un'altra delle mie stagioni preferite, sia come colori, sia come temperatura, veramente mi piace la temperatura autunnale, l'odore che di foglie così che c'è in autunno è veramente molto, molto, molto bello. Non sono qua per fare il poeta, ma scrivete quali sono le vostre stagioni preferite, anche per l'agricoltura, primavera e autunno sono le più belle. Penso che l'estate sia la peggiore di tutti, però, perché le irrigazioni, ragazzi. Vabbè che ho un lontano ricordo perché non faccio soia e mais da 23 anni e invece soia non la faccio da 4, quindi insomma il rotolone è là che giace a riposo. L'ho lavato, però giace a riposo. E comunque sì, oggi episodio molto così raccontato e non c'è niente da dire, non c'è niente da dire perché anche con questa serie siamo gli sgoccioli, voglio prendere nuovi macchinari, voglio prendere man mano, come vi ho detto, ogni episodio arriverà un nuovo campo in modo da avere tutta la mappa e poi arriverà anche un po' d'allevamento. Sì, ebbene sì, farò una nuovissima zona di allevamento e vedrete, ce ne saranno delle belle. Quelli lì saranno gli ultimi episodi per poi fare l'ultimo episodio su server pubblico con tutti voi, 16 persone, se riesco, organizzo prima un evento in modo tale che così, in modo tale che lo sappiano tutti e secondo me verrà fuori una gran roba. 3, 4, 3, 2 che seminano, così ci divertiremo. Allora, ho già parlato per 10 minuti, la parlantina non mi manca, insomma. Comunque, niente di che, niente da dire, veramente. Episodio rilassante, come i video rilassanti dove vi fanno tutti i suonetti così che non sono capace, insomma. Dai, li avrete visti che vi girano su YouTube. Dopo, che altro dire? Commenti a cui rispondere, robe così. Voglio portarvi più ospiti, sicuramente. Sto già contattando anche gente che non ho mai chiamato sul canale, in modo tale che magari in queste settimane riesco a portarvi un ospite a settimana, insomma. Non voglio discriminare nessuno. Chi accetta, accetta. Chi c'è, c'è. Tanto noi ci facciamo una bella partita divertente, una bella chiacchierata con tutti, in modo tale anche da conoscere gente nuova, perché voglio invitare anche gente con cui non ho mai avuto a che fare, in modo tale che così li conosco, no? Anche magari, non so, mettete per esempio un Nick, a molti di voi non piace perché ha uno stile di gioco che non è realistico. Sinceramente, anche a me non piace giocare irrealistico. Però, cioè, scusa, per conoscerlo un po', per divertirsi, fare una partita insieme, perché no? Dico, perché no? Certo. Dopo è totalmente distante dal mio stile di gioco, però se accettasse, ben venga, insomma, sempre una conoscenza in più. Dopo nient'altro, pochi argomenti stasera, veramente pochi. Sono contento di come sta andando il canale, potrebbe andare meglio, però insomma, dai, voi mi volete bene, insomma, siete in 1000-2000 persone che guardano sempre i video, quindi, cioè, cosa vorrei di più? Niente, niente, più iscritti, no? Più soldi, no? Vabbè, va benissimo così. E niente, comunque facciamo proprio un bel lavoro, due trebbie, una seminatrice del genere, il case qua si comporta bene, la tira a 14. Te Maverick, ricordi a quanto andavi con la cosa, con quel challenger e la seminatrice dietro? Che potrebbe essere anche da riparare, perché è stata usata per parecchi ettari e mi sa di non averla mai riparata, sapete? E quindi dobbiamo dare un'occhiata. Dobbiamo dare un'occhiata nello shop. Sì, ok, che devi salvare, grazie. Oh, perfetto. Andiamo nel garage, andiamo a ripararla quasi quasi. Adesso vedi, 20.000 euro di riparazione.
2505.207.487.88.43. Bello, bello questa patch 1.3. Ripara anche il carrellino. Si saranno usurati i cuscinetti delle ruote. Non lo so, ragazzi. Comunque, in caso voleste vedere delle cose particolari, delle lavorazioni particolari, scrivete, che adesso sinceramente per questi ultimi episodi non ho molte idee di cose da portarvi. Voglio fare delle cose ben predeterminate, però se avete idee particolari tipo fai la mega trebbiatura nel campo tot, così via, non lo so. E comunque non scrivetemi di acquistare il campo 8 perché tanto arriverà. Gli unici campi che non andrò a acquistare sono quelli a sud, sicuramente quelli a sud ormai non hanno assolutamente più senso. Mi ricordo che vi avevo chiesto, facciamo qualcosa, ci ingranniamo con la farm o facciamo qualcosa come canne da zucchero e barbabietole? No, barbabietole, canne da zucchero o cotone. Se il sondaggio avesse vinto per la maggiore in canne da zucchero e cotone, avrei preso tutti quei campetti là, magari avrei unito la striscia del 14, 15, 16, 17 per fare una specie di campo di cotone unico, in modo che sia comodo, corto, stretto per fare insomma il giusto, perché dovete capire che raccogliere il cotone e raccogliere le canne da zucchero, cioè, è abbastanza una rottura, è un bel lavoraccio lento, un bel lavoraccio lento. Allora, qua lavorano. EMA03 a litri, come andiamo per ora? Di produzione. Sarà scarso come le produzioni di grano e orzo italiane 2019? No, dai, questa è troppo brutta come frecciatina. Magari la tiro a tutti. Tutti, ho grano 30 quintali per ettaro. Cavolo, ragazzi, visto che saltano per aria è tanto. Tante di quelle aziende che la metà bastano. Perché secondo me, ragazzi, poi insomma si può parlare anche di queste cose anche qua. Di solito lo faccio nei contoterzisti chiedendomi delle domande da farmi, però insomma posso parlarne anche qua, dato che non ho argomenti. Quest'anno ha piovuto tanto e più pioggia c'è, più funghi, batteri, ruggini, problematiche ci sono. E quindi, ragazzi, sicuramente potrebbe esserci produzione, ma la qualità, quindi peso specifico, DON e così via, aflatossine, bla bla bla, sarà sicuramente bassa. Sarà sicuramente bassa, cioè sono convinto di questo, forse peggio dell'anno scorso. Forse come quintali, come quantità, in generale sarà migliore dell'anno scorso, perché comunque c'è stata un'ottima fase d'accumulo. Solo alcuni orzi, tipo il mio, tanto per essere fortunati, ha avuto problemi in fioritura con il ritorno di freddo, però il grano ha avuto un'ottima fase d'accumulo, c'era tanta umidità, c'era la temperatura giusta, la fioritura era bene al caldo. Quindi come quintali probabilmente ci saranno dei quintali come quantità, ma come qualità. Allora, non ho letto quello che ha scritto Luca, la prima parte. EMA03 mi intralcia. Ovvio, volevo dirgli se fra 0-3 secondi non sparisci ti banno, però che battutaccia. Per me è la stessa roba dell'anno scorso, no, secondo me sarà un po' meglio. Come quantità sarà meglio, come qualità siamo un po' peggio. Perché l'anno scorso ha fatto tanta pioggia in un periodo molto brutto, che sarebbe quello, diciamo, della fase d'accumulo, pioggia, freddo in maggio. Tanti dicono maggio ortolano, tanta paglia e poco grano, ed effettivamente è vero, perché sui grani è vero, insomma, cioè si avvicina a quello che può essere la realtà. Perché bisogna dire che tanti grani l'anno scorso hanno fatto tanta paglia, perché hanno fatto tanta levata, tanta crescita, ma il grano ce n'era poco. Quest'anno io ho seminato in tardivo, a dicembre, inizio dicembre, fin per carità. Maggio ortolano, però io di paglia ne ho pochissima perché è un nano, cioè è alto mezzo metro e quindi niente. Loro due si sono divisi, non si riesce a capire il perché. A me serviva spazio per circolare con la seminatrice, ma loro due hanno scelto di dividersi. Probabilmente non si piacevano, ragazzi, si sono lasciati e niente, brutta storia, brutta storia. Probabilmente uno gli ha detto: "Guarda, ti vedo solo come un amico", e quindi hanno deciso di fare due parti separate di campo. Ragazzi, non possono andare tutte bene le relazioni, ah?
E niente ragazzi, mi sa che con questo episodio riflessivo, molto di rilassamento, io vi dico, mettetelo prima di andare a letto, no? Così vi rilassate. Perfetto. Perché effettivamente non sono stato molto attivo, sono stanco e d'altronde ragazzi è inutile, quando si è stanchi dopo la stanchezza traspare anche nel video, c'è poco da fare. Detto questo, io vi ringrazio molto per la visione e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, Maverick, Ema03, Luca. Non dimenticate di andare a vedere l'ultimo episodio di Situazione in Campo su The Italian Farmer. Continuate a seguire questo canale perché ne arriveranno delle belle, soprattutto quest'estate con serie nuove. Insomma, spoilerone per chi è arrivato fino a qua. E niente ragazzi, io vi mando un caro saluto e ci vediamo nel prossimo episodio, giovedì, sempre su questa serie perché dobbiamo andare avanti a manetta.